Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qua su GTA, come ho detto Accademia di Polizia oggi. Siamo qua con Tenente Daniele Smith. Siamo a fare l'Accademia di Polizia. Vediamo un po' come andrà la streaming sul gioco oggi, per l'Accademia, teorica prima e poi vedremo se sarà la pratica anche già oggi o domani. Innanzitutto, la posta del magazzino, sistema l'inventario. Non contate del fatto che ciò abbia 16 tipi di panini addosso e tutto quant'altro, ma perché li ho sequestrati a un poliziotto che ieri se li portava dietro. Sì, lo so che c'era una centrale, Bilo. Lo so, però sono spawnato qua io, quindi. Quindi finisco un attimo, parto da qua, parto. Perfetto. Salve. Salve. Buonasera, tenente. Ragazzi, arrivo subito, eh. Mi metto un attimo FK, arrivo subitissimo. Ok, rieccomi. Quando faccio di nuovo le VL, domani? Vediamo. Perfetto, c'ho la GPU al 100%. Ma porca pu... Devo usare un po' di CPU per le live, ragazzi, mi spiace. Vedrò se cosa riesco a sistemare. Cioè, devo passare un po' di impostazioni grafiche, mi sa, ora in live. No, che palle devo. No, cosa ho fatto? Cazzo. Abbasso un po' di impostazioni grafiche per il momento faccio live, però poi cambio le impostazioni delle live e le metto sul processore.
Invece on, admin on. Tenente Smith 18. Pronto? Smith, Dimmi. No, puoi andare in pattuglia? devo fare l'accademia per le reclute Ah, fate l'accademia? nuove. Sì. Sì, Posso venire a darti una mano? non so cosa faremo esattamente oggi come accademia, perché Radio. devo ancora un po' architettarla con i sottufficiali presenti, anche se non sono presente sottufficiale, quindi vedremo un po'. Vabbè, se la fai mi chiami, intanto Sì, c'ho nulla da vabbè, fare, intanto anzi sono al faccio un salto. 143 a farla, quindi mi trovi lì. Ciao. Arrivo, ciao ciao. Ciao. Perfetto, vediamo un po'. Messaggi persi qua. Mamma mia, guarda lì là. Chiusa. I miei sergenti ci stanno? I miei sergenti. Non ho sergenti io. Oh mamma mia. Salve, lei è? Boh. Ciao Gradio, mi sentite? Esistono sergenti? Ma chi è sta questo GPS mermo qui? Chi è? Aspetta, la macchina qua, eh. Chi sei? Ah, Bianchi, ciao. Cioè, che esistono sergenti in servizio? Smith, mi senti radio? Sì? Le persone qui dell'Accademia, che devo dire? Lo so, ma sta arrivando, ma non abbiamo sergenti. Se vuoi sono disponibile, basta che tiene Simpson che c'è Simpson e ti do Sergenti, la mano. check, Coleman Reyes, non serve che vi chiamo per nome, Adam 25. Adam 4 si scioglie. Check, Reyes, Coleman. Coordinatore? Coordinatore? Avanti, avanti Smith. L'Adam 25 è stata rapita o per caso? Sono appena entrato in servizio, non so Ok, niente. perché non rispondo nel radio? Sì, presume di sì, sono andati a consegnare Nicolai ai signori Pronto? connessi. Ma che cazzo dite? Avanti. Dovete venire a fare E allora mi l'accademia, stanno chiamando da 3 ore, Coleman! Non andiamo all'accademia, Ci stavo io stavolta, stavamo parlando con lui, venite, stavamo ci vediamo qui parlando. alla 143. Adesso ci siamo presi Avanti. a Prima Coleman, facciamo qualcosa di adesso. teorico, mi sa, non so se andiamo a fare anche la parte pratica. E Ma uno solo, quindi facciamo. non so se riusciamo in un'ora a fare tutto. No, si devono fare forza di appuntamenti come le altre volte. Esatto, quindi devo fare un teorico e un pratico. Cosa dovete fare oggi? Teorico o pratico? Che vogliamo fare Coleman? Teorico o pratico? Salve. Oh. Salve. Teorico, teorico, ha detto Coleman. Ok, perfetto. Allora li facciamo Perfetto, sì, mettere. stiamo Li facciamo mettere la arrivando. divisa Faccio da cadetti. Vabbè, mi ci rispetto con 143, ciao. Sì. Ti ha risposto Coleman comunque, Smith. Sì, però un po' in ritardo. Lecce. È successo come c'è Oh. parlavo, Lecce. Ma questi qua stanno. Ma le Mica avete qui, prese ma pure? perché Ma siete le cacciate dentro? Signori, dall'accademia? andate pure fuori, prego, prego. Perché ti hanno cacciato? Hai cicato capo, ci Prego, siamo mai prego, detto andate che non fuori, ci tornate siamo fuori, dentro. grazie. Hai cicato capo, ci siamo pigliati. Ciao, Smith. abbiamo deciso di fare la parte. La parte teorica oggi. Avanti. Ma chi? È in centrale? Sono al Ma chi? Io 143, sono. devo andare, cioè mi sto. C'è un problema. Arriviamo. Cioè, tu mi hai detto che c'eri oggi alle 18, eh? Devo andare in bagno. Vai in bagno, ti aspetto. Dai, Ma amico, va a senti, fare il cos'è che devo colloquio, fare ma ieri adesso? sera hanno detto di A passare parte oggi, vuoi fare teorica, ancora? un No. posto, non so cosa io. Non penso che ieri sera abbiano detto di tornare oggi, perché non penso Aspetta proprio, che ho guarda, mal di metta. pancia, Che mi sono ci metto. casino vi raga? Sì, c'è un po' di casino là di Carico. tanto. Cosa? Vabbè, Ho mal di pancia. vai in bagno? Ti devo Grazie al dire. cazzo, ma io non so quanto Dai, ci falli entrare metto. tutti quanti nella Ok, però no, andiamo a farli sala. vestire prima con la nuova divisa Arrivo. d'aria che No, abbiamo Smith, falli prima entrare, Cioè, ma parliamo vabbè. prima. Eh?
D'Angelo, fanno entrare tutti quanti. Vuole pure entrare. Faccio entrare tutti? Sì. Allora, statevi a sentire tutti quanti. Mi sentite? Facciamo venire qui dentro in sala briefing, riunioni? Comunque, hai letto, leggi il nostro chat? Sì, ho letto. Come mai? Se hai bisogno del video, ce l'ho io. Serpico. Così imparano la gente. La gente se non mi crede che sta proprio... Ok. Dove stai? Aspetta. Aspetta. Dove? Ragazzi, uno a uno. Dove stai? Dove stai? Mi prendi il culo? Vieni dare dritti, qua, dritti su sta riga e poi disporsi. E te? Adam 5, status? Tutto riga, tutto riga. Sì, mi sono accorto di tutti, io sì, io mi muto il radio, signori. Mi trovate al cellulare disponibile. Mi sta male. Magari a 1 a 1 però, cioè, non è che devo dire a 1 a 1. Sì, infatti il dialetto in game è brutto, mamma mia, mamma mia, infatti dopo li infatti non l'hanno esonerato dall'accademia quello. Deve andare qua. A 1 a 1 ci non già entrato, ragazzi. Allora, tu col G-Bot, entro dentro. Ah, entro dentro, sì, sì. Entro dentro. Vale. Si può? Avanti, forza. Certo, venga. Prego, venga, venga. Grazie. Sì, sono le nuove reclute del dipartimento Alcazar, nuovi cadetti che dovranno fare l'accademia. Cerco, prego, sentimi. Ma che minuto ci mettono ad entrare? Ecco, vedi, qui sei un altro. Sembra normale? No. Sempre lui, Ma è un solo corso, l'Accademia o sono due? Più... Due giorni. Due. Teorico e pratico. Ok, capito. Oggi c'è la teoria? Sì, sì, facciamo teoria oggi, ragazzi. Eravamo a casa noi che volevamo salutare. Così il trivello è un po' fuori per entrare, se no non finiamo più. Sì, ma. Ma Angelo non capisce. Ne... Ma ogni corso quanto dura fa oggi? Quanto dura la teoria? Allora, sì, ma ci vuole tanto fargli entrare o è difficile? Dimmelo! Ma è un giornito d'Angelo, dov'è l'Angelo? Mi dispiace. Però se non mi dite quando. Ma dov'è l'Angelo? Ho chiesto. Ma boh, non so, andato, vabbè, è andato, vabbè. No, non c'è l'obbligo al catano. D'Angelo è scomparso, Reyes. E fa entrare qualcuno. Devi fargli entrare, sì, devi fargli entrare, ho detto. Fanno entrare come le bestie, tanto. No, ma io e tu cosa fa qua? Ah, pure noi lavoriamo qua. Siamo... Buonasera. Cosa una alla volta ne sta arrivando. E una alla volta, ma ci hanno detto, raga. C'è manca la posta, va così piano la fila, tu rendi conto. Ma li fai entrare, per favore? Me li fai entrare per favore? Tutti, grazie. No, vado a comunicarla io. No, stia qui lei. Da noi non devi registrare tutto, anzi, se hai il video meglio per difenderti. Però comunque se non ha, diciamo, tanto qui per denunciare un agente di polizia devono esserci le prove video. Se il cittadino ha delle prove video, bene, può difendersi, può accusare un poliziotto, altrimenti non, le accuse non valgono. Seduti, composti. D'Angelo, ma ci vorrà tanto fargli entrare? No, ci ho pensato io. Una cosa, ma gli altri dicevano un'altra. Non credo, sembra che non serve un cazzo qua. Ci ho pensato io. Manuel Punch, te lo sai, grazie per il follow. Una alla volta per farli entrare in fila, non... vabbè, ci ho perdere. Oh, mangiare la bravo, dai. Al prossimo che parla napoletano o nel suo dialetto, lo sbatto fuori. Per sempre, dalla polizia. Facciamo chiaro, ok? Fatti chiari, amicizia lunghi. Amicizia lunga, ok? Fatti chiari, amicizia lunga. Napoletano è un dialetto. Strano, qua in America non ho mai sentito parlare di questo dialetto strano. Io sì, invece. Guarda, come senti l'italiano, come senti il napoletano, come c'è il colombiano. Nikos, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Capisco. Strano da dire, ma esiste un altro continente, l'Hotel America. Lei parli English. Ma c'è ancora gente fuori? Vado a controllare. È comodo. Coleman dov'è? Coleman è andato via. Coleman è andato a fare, ci penso io. È andato in pattuglia Coleman. Vabbè. Come si fa il frate? Come si fa il frate? Ora il mio... Ciao Sbiasson Vacos. Ciao Nikos. Sì, sì, certo. Coleman o fa
Inizia a fare anche lui qualcosa, eh. Ma io direi di buttare fuori cola, la sergente maggiore a mettere me. Non vuole evitare. Ma a mezzo... Come mai non c'è? Boh. Adesso è in ferro. Ah no, forse va detto che stava a fare quella troppo cosa... Troppo stressato. Il vaccino. Sono ballas, sei in ballas, scusa, mi ho sbagliato. Ma io sto... Ma che urlano fuori? Silenzio! Chi è che sta urlando? È sopra. Cazzo per fuori, Antonino 225, come sul canale. Sì, ora Antonio, va un po', un passo avanti. No, la combricola, fatela sussurrare fuori. Vabbè. Mi informo al volo. Cioè, che cazzo è che urla fuori, amico? Un passo avanti, ho detto, sarei. Passo... Ah. Sono di via. Davanti là. Eccomi. Bene, signor Fampo, lei è espulso, attualmente va bene, via di mano in bocca, arrivederci. Perfetto, vado ad arrestarlo, oh, per favore. Vado. No, no, fallo andare, Alice, fallo andare, fallo andare. Allora, andiamo a me, no. A parte che è stato un ordine quello, però va bene. Perché è stato espulso? Credo che gli ordini sono difficili. Così si impara a fare le persone serie. Qualcun altro vuole fare compagnia? In questo dipartimento non tolleriamo per nessun motivo atteggiamenti di menefreghismo e di mancanza di rispetto. Pretendiamo serietà in qualsiasi momento, quindi chi di voi sa già che non riesce a mantenere un certo tipo, un certo criterio di serietà all'interno del dipartimento di polizia, può prendere, alzarsi e andarsene. Noi non criticheremo nessuno, anzi, avrete fatto una mossa da persone adulte, cresciute, che accettano il fatto che non possono stare all'interno del dipartimento di polizia. Bene, signori, allora mo prendiamo due bus, va bene? Sentitemi bene. Cosa si farà? Prenderemo due bus, se vi dividerete. Andremo a un negozio di vestiti vicino appunto alla base militare. Vi vestirete tutti quanti uguali e cominciamo il corso teorico, va bene? No, non lo facciamo più a Zancudo, è scomodo. Non lo fare, non lo fare. Lo facciamo in sala briefing da qualche parte, in una sala grande. No, andiamo all'aeroporto, meglio però. Ma è lontano. Abbiamo bisogno un po' di spazio, abbiamo bisogno un po' di spazio. Ma per il teorico, cioè, teorico no, il pratico sì, già no, si deve farlo. Il teorico poi c'è bisogno di un po' di spazio per gli arresti, queste cose qua. Vabbè ragazzi, mo venite con noi. È sicuro? Nel box, sì. Va bene. Poi il pratico, cioè, poi almeno, per il pratico respiriamo un po' meglio, capito? Per il pratico so, poi dopo so dove portarli io, quindi non ti preoccupare. L'hanno rimesso. No, apposta. Ne, non spingete. Niente, Alga, nel senso che un cretino ha fatto lo spiritoso e si è appeso in quel posto. Comunque grazie per il follow, CRZ Omas. Benvenuto sul canale. Quindi l'hanno ripresa. Ho fatto una diretta di cadere. Ah, si è sfigato. Ma quanti giorni durerà? Due giorni. Seguite di qua, seguite, facciamo di qua, spacciatoia. La scorsa non mi ha dato tutte queste cose. Però va bene, sta per bene. E infatti faremo lì il pratico, nord del dove c'è il gol, cioè il campo, lì, il cerchio, l'anello. Allontanatevi! Allontanatevi. Oh mamma. Togliete da dietro. Vai in pillà, no, non ce la fate, non l'abbiamo, non ragazzi, fanno. No. Oh, aspettate, abbiamo detto! Fermi lì dove c'è la zona rossa! La zona rossa! State indietro, ragazzi! Mi raccomando, un posto sì e uno no, mi raccomando, uno sì e uno no! Aia, tenente. Ma c'è bisogno del test, c'è bisogno? Grazie. Vabbè, per ora facciamoli salire. Mettiamo a salire, signore, no? Dove? Iniziate a salire, no, signori, per ora qua. Per ora iniziate a salire sugli autobus. Nico. Se non c'è più posto, vi metteremo su un altro. Sto andando via, se no... Ma sì, salite, forza, eh. Se servi va il compagno. No. Ok. Vai, c'è l'angelo. L'angelo, prendine un altro, dai, di bus. No, ma c'è posto nel nostro. Ah, ce la fa. Sì. Questo mi sa che è pieno. Smith. Dimmi. C'è posto, buon divertimento. Grazie. Carne fresca, sento un po' di carne fresca. Andò per una. Un bus per uno solo. D'Angelo, sei in radio?
Mi lagga il gioco, ragazzi. Oh, Ray, dove sei? Direzione aeroporto, sto trovando. Devo andare a fare cambiare. Ah, ma che ne facciamo cambiare a Paolo, in teorico? Vabbè, però in minuti, se no domani perdiamo tempo e tutto, quindi magari facciamo ma ora. No, tanto il teorico ci vuole poco, il teorico ci vuole poco, quindi andiamo a cambiarli. Fermiamoci al negozio di vestiti, quello per andare a cambiare da qualche parte. Uno comodo, quello lì vicino alla centrale di Vespucci, quello comodo vicino all'ex centrale di Vespucci, ok? Minchia, ok. Quello lì al, vicino al vecchio ospedale che c'è stato per un periodo, sì. No, non al basso al Bahamas, quello sotto, vicino a Venezia. Ah, ok, perfetto. Ok, ciao. Va bene, ciao ciao. Oh, Ricky! Grazie per i beat, hai passato la whitelist, ottimo, grande. Hai visto che è servito a seguire le mie live per imparare? Adesso voglio dire, giusto per sapere, se ci arrivano quegli altri a seguirci e capire dove siamo andati. Signori, siete pronti? In cosa consiste questo meteorico? Eh? In cosa consiste il teorico? Per prepararvi in base a... cioè, il lavoro da poliziotto non è solo pratica, signori. Ma ci manca il lavoro da poliziotto consiste anche a molte cose teoriche da imparare. Ma l'applicativo ce l'avete inviato? Che applicativo dobbiamo inviarvi? Quello lì dei cadetti. No. Quello no. Comunque, bravissimo, complimenti per la... Sapevo che c'era la whitelist, Ricky. Veramente ottimo, bravissimo. Non ancora. Grazie per il follow, comunque, David... David Ple00 e anche grazie per il follow a Mattia1124. Prego, scendete pure. Mettetevi in fila, ragazzi, al primo autobus. Mm-hmm. Scendere. Ci misurano 10K. 10-1. Allora, divisore a cadetto nuovo, verrai, vieni dentro. Poi, che se la faccio vedere. State fermi fuori. Fuori, fuori. Fuori, fuori. State fuori. Sì, fammi. Non posso passare. Non spingete, non spingete. In effetti, senza l'Accademia mi sono trovato in difficoltà a fare gli arresti. Ma ora ho capito. Beh, vedi. Sì, io ti ho detto di attendere fuori. Fuori. Signori, man mano che ricevete i contanti, 10, se vi mancano andate fuori e attendete qui fuori, signori. Ma che applicativo? Già rompono quegli applicativi. Sì, l'applicativo si rompono. 11:25. Rompono già. Ah, ma nessuno si è portato il denaro, io sì. Sono contento, Rick. Ma andate, no, già do da tutti, credo. Allora, vieni a... solo Reyes, venga dentro. Solo lei, sergente Reyes, venga dentro. Che meglio così, no? Fuori. Allora, la divisa per l'accademia l'ho cambiata. Pensavo di fargli fare questa qua, guarda, eh. Una divisa così. Ok, aspetta, senza giubbotti. Cioè, così. Senza manco la radio, direi. Esatto, guarda, c'hanno la radio, c'hanno la pistola quella finta, vedi? No, già è l'SPD, capisci? Già no, 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 è giusto, però tanto non posso andare in giro questi così. Fagliela fare. La divisa per la ragazza? Per la ragazza non ce l'hai. Ragazza se la fa una simile. Vai a quella divisa non è la divisa che usavamo per il... Aspetta, mo faccio cambiare prima la ragazza e poi allora sono... Ma quella non è la divisa del coso. Questa qui non è la divisa... Sta qua, aspetta, eh. E per l'accademia non ci sta la divisa per l'accademia. Guarda, è uguale a questa, solo che è blu. Esatto, però per l'accademia ancora non so quale usare. È l'unica maglia che c'è. Useremo questa qua. Ci può stare, sai. Ci sta, dai. Guardi, deve farsi una divisa del genere. Del genere, sì. Mi metto quella nera, va. Sto con quella nera. Ok. Ho la pistola della Chicco, sì, blu pronta. Aspetti. Scalla pizza, grazie per il follow, benvenuto. Ma passa anche così. Ma quella è fighissima, quella divisa lì, eh. Ma quella, ma io voglio dire al mezzo di cambiarla, cioè piuttosto prendiamo questa qui, ragazzi. Capito. Che è molto più figa da girare in città. Signorina? Inizia a cambiare il sentimento, che poi faccio cambiare gli ometti fuori. Perfetto, vada pure intanto. Okay, chiudi sta bocca. Che un attimo, che devo spiegare il numero. Il numero di sta maglietta, lei, è la 102, colore 2.
Ah, t-shirt o... No, torso. La mafia. Potrei mettere con quella biker, però, eh. Traforate con la scritta police. In che senso? Comunque serata, comunque stasera controllo la regolarità del server per vedere com'è. Beh, va bene Alcazan, va bene, va bene. È stato piuttosto onesto, dai. Scala pizza comunque grazie del follow, non so se l'ho detto, comunque grazie mille per il follow. Tu ti versi così, Reyes? Yes, mi piace troppo questo. Perfetto, quello dell'Highway Patrol. Eh? Quello dell'Highway Patrol questa. Mm-hmm. Bellissimo. Grazie per il follow, Pony Bastardo. Quella è strafiga. Andate sul canale. Noi siamo per la camorra organizzata. E grazie per il follow anche a Diego il King. Esatto, sul canale. Tre braccia, signorine, che le mancano. Esatto. Pronto? Da posto, Smith? Sì, stiamo facendo cambiare i nuovi cadetti al P3 5-4 vicino a Venezia. A dove li portate? Ah, raga, Zancudo, volevamo fargli, ora il teorico. Anche se però io volevo portare lì in centrale da qualche parte a fare una sala briefing il teorico. Perché adesso magari voi se li portiamo avanti, no, vai, vai avanti. Come? Vai avanti perché siamo diciamo, sì, in caso poi li chiami. Cioè? A dei strappi. Ciao. Ciao. Ci sono magliette che sono traforate e che sono con i colpi della polizia. Una che dirige la task force, non ricordo i numeri. Se Massimo mio amico ieri sera è venuto a fare il colloquio, ma gli hanno detto di ritornare oggi e ancora tempo di farlo. No, non è possibile che gli abbiano detto di tornare oggi perché è un fermale che ho finito ieri alle 23. Pronto? Sono al 354, negozi di vestiti. Ok, possiamo venire da una mano? Venite, anche se non so se ho bisogno. 103, numero 12. No, se avete bisogno. Ah, venite pure, no, venite pure, 12. Poi vediamo. Okay. Okay. Oh. Bene. Ma riparti a Tracudo? Non lo so, adesso decidiamo ancora. Ok, 3, 5, cosa hai detto? 3, 5, 4, negozio vestiti che sta a Venezia. Ok, okay. Perfetto, arriviamo. Ok, sì, ciao. A tra poco, ciao, ciao, ciao. Chi come detto ciao Rasta? Sì, circa... Vedi sì, c'è, colore... un, c'è un colore un po' bluastro, un po' più blu magari. Quella è abbassata la voce fuori. Ma quella è il numero 103, giusto? Quella è abbassata la voce fuori. Il colore il pantalone così c'è? No, ma come... Sì, va bene così. Vabbè, essere vabbè quello là blu però. Faccia blu, uguale, blu scuro. Più blu scuro questo? Che c'è, sì. Poi si mette come cinturone il taser verde. Ok. Con la maglia. Che è una maglia, t-shirt. Ma se faccio la sala che privilegi ho, non vedi la pubblicità, non hai la pubblicità e... Quando parli di tempo con Goliardi qualche per ora ancora non ho le emoticon modificate, sì, però sì, non vedi la pubblicità, il numero 15. Ecco, in questo caso lì, non vedi la pubblicità. Ah no, con la sub. Il problema è che non c'è la pista. Nulla. No, 47, devo provare a controllare 47, all'incirca vicino all'inizio. Che ci vedo qua? Sì, iniziato a streamare da poco, non ho ancora preparato. Come vedi, stanno troppo fuori già stanza. Vedo pure le segnalistici. Ok, questo. Quindi, io ho detto se serve una mano. La fontina blu, se che trova la collana. Quale? Posto? La no, no, questo è giusto. Cambi le scarpe? Scarpe dovrebbe essere le 39 con il 2-0. Non sono uguali. E adesso quando le dici donna? Pronto? Dove siete? Siamo al centro 354, negozio di siti quello Venezia. Catene? Catene e la pistola blu. Che cos'è questo? La Miami? Pistola blu, no, Catene. Mi dovete dire. Alza le mani. Alza le mani che non vedo bene. Ok, alza, vai. A posto. Avanti, cosa avanti, qua, avanti. Oh, ecco, qui una torre dietro, torna dietro. Ok, sta qua. Perfetto. Altro? Ok, posto, blu? Posto. A posto, signori, lei può andare pure fuori. Fa entrare. Mitte, qual è la colana della pistola blu? La mia è maschile e. Catena. Catene 9. Beh, basta, 0 vuoto. Recluta donna. Perfetto. Cambiato le divise da recluta donna? T-shirt? T-shirt? Sì. No, no, ragazzi, sono solamente quelle per l'Accademia queste. T-shirt. Ah, per l'Accademia. Numeri qua. Allora, signori, adesso dirò i numeri a tutti quanti, quindi ascoltate bene, signori. Mettetevi qua che vi so per dare i numeri, signori. Quanti? Vado, vai, vai. T-shirt 71, colore 0. Aspetta, piano, piano. Uno ne ha detto. Poi? Aspetta. Che poi? Pushate, che poi? Pushate. 71, colore? Pushate. Zero. Ok. Ok. Cazzo, okay. Vedete i numerini. Che numero? T-shirt 71, 0. 0. Torso? Numero 0 non c'è. Signori, un attimo. Ma quanti siamo? T-shirt 71, colore 0. Poi, torso 122, colore 2.
che è identica a Banner. Ma chi? Lei. Sono Banner. Ah, mi sembra, mi ricordava lei, lei non la vedo da un'eternità. Ti ricordo io così. Capito, l'ultima volta che l'ho vista era un briefing della nella centrale di Vespucci, dico solo questo. Aspetta, aspetta. La centrale di girone è 517 ora 403 ora. Okay, ora penso che 17 diventerà. Un grazie per il follow, 1361. 2. 1 e 2. Signori, allora, T-shirt 71, colore 0. Torso 122, colore 2. Sì. Decalcomanie 0. Sì. Braccia 33. Ok. Poi, pantaloni... Aspetta. No, non riuscite a memorizzare i numeri. Ok. Pantaloni poi... 22, colore 2. Poi, scarpe 39. Non me lo faccio anche un outfit. Fatti un outfit come vuoi tu. Scarpe 39, colore vuoto. Così meno ci distinguiamo. Poi, giubbotto antiproiettile 0. Sì. Cioè, oddio, giovane antiproiettile in realtà volevo fare mettere la pettorina perché mi servirebbe questa qua. Mettetevi questa qua, poi servirà magari per le... La quale? Questa qua. Un attimo, la faccio, vi dico un attimo qual è il numero. Ecco qua, la numero 30, colore 0, mettete. Però okay, non la useremo sempre in caso. Ma le scarpe del 22 sono quelle supreme. No, sono le 39 le scarpe, ragazzi. Giubbotto antiproiettile 30, colore 0. Poi catene 9. Poi? E borsoni 41. Il numero di ripeto tutti i numeri, signori. T-shirt 71, colore 0. Torso 122, colore 2. Decalcomanie 0. Braccia 33. Pantaloni 22. Pantaloni 2, 2. Scarpe 39. Giubbotto antiproiettile 30. Catene 9. Aspetto fuori. E borsone invece sono il 41. Perfetto, ok? Sì, va bene. Perché è il secondo giro, Smith, adesso. Smith, fate la nera. Tu la divisa. Mi vesto così, andiamo, mi vesto. Io vado direttamente così. Da carabiniere. Beh sì, è carabiniere di Catania. Esattamente quella. E che ha finito... Oh, guarda quanti paracadute per terra. Già. È il secondo turno questo? Sì, dovrebbe essere. Volevi finire in svelta tu, Mamma mia. Allora, secondo turno, ve lo ripeto. Non mi spostare, ho fatto 10-0, un secondo solo. Sì, allora, secondo turno, vi ripeto allora i numeri, T-shirt 71, colore 0. Dimmi, gli fai mettere la pettorina già la numero 1, cioè. Dovrebbe averla anche lei. Ah, ragazza, sì, ragazza, è vero, pettorina gialla deve mettere anche lei. Vieni qua. Wow. Grazie per il follow. Sazak Y1, benvenuto sul canale. Poi dopo, signori, torso 122, colore 2. Dimmi se ti servono contante, che cazzo hai. No. Fa warzonate a... Ma chi è che sta sparando? Warzonate a qui vicino. Poi dopo, decalcomanie 0. Braccia 33. Pantaloni 22, colore 2. Va bene questo. Poi scarpe 39. No, deve essere quella scritta all'SPD. Pantaloni 22. Pantaloni 22, colore 2. Scarpe 39. Giubbotto antiproiettile 30, colore 0. Per la signorina, quella all'SPD è il 41. Antiproiettile. Catene 9. Quindi mi potete ripetere il giubbotto? Giubbotto? Giubbotto 30, colore 0. Catene 9. Orologio, niente. Bracciale, niente. Sì. Borsoni 41, colore niente, vuoto. Massimo trova l'aereo. Kit 777777, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Borsoni... Ripeto tutti i numeri per tutti, signori.
T-shirt 71 colore 0, torso 122 colore 2, decalcomanie 0, braccia 33, pantaloni 22 colore 2, no, scarpe 39, però l'ho messa adesso, l'ho utilizzata 30 colore 0, catene 9, niente orologio, niente bracciali, borsone 41. Donna, sei orribile. Madonna, sei orribile. Grazie per il follow comunque. Sei veramente orribile. È proprio quello il bello. Ah. Guarda, poi con quegli occhiali a sto punto, a sto punto vai Just a Joker Rando TV a Pingi a Pingichi e a Samuele Super grazie. 2008 benvenuti sul canale, grazie per il collo, sei più bello così, non le ciabattine, perfetto. Posso? Scusate, non metto niente io. Che al giubbotto come funziona l'accademia? L'accademia funziona che faremo dei corsi per preparare le reclute a un minimo di preparazione per poterli formare. Chi è che lo deve guidare secondo? Potrei guidare anch'io volendo. Dove è andato Reyes? Non mi vedo dove sei andato. È andato col pulmino pieno. Reyes, dove sei andato? Oh, mi metto pulmino pieno. È già andato via, è già andato via. Ma vai all'aeroporto di Los Santos? Ok, perfetto. Sì, così siamo meglio, voglio dire, bene, capisci? Sì, sono già tanti, sennò facciamo finta di andare al negozio. Ma io taglierba, va bene, ciao. A me non mi fa salire. Vieni qui, taglierba. Comunque, grazie mille per il follow, Mike on the Bike TV, benvenuto sul canale. Oh, Evinx. D'Angelo, vieni in Radio 1. Capi. Tutti gli agenti presenti in Radio 1. Check. Dieci venti. Aeroporto. Mamma che fastidioso taglierba, ragazzi, non avete idea. Ma si sente molto il tagliaerba quando parlo? No, si sente. Mamma mia, per fortuna. In live si sente un sacco, immagino, il tagliaerba. Che cazzo, che palle. Pronto? Un secondo. Ah. Mamma mia, frequenza 1, perché un taglierba in faccia, cioè nelle orecchie. Frequenza 1? Sì, 1-1. Ma io devo fare qualcosa, dimmi, no, li prego. No. Tu che non sei in cazzo, cosa vuoi fare? Vabbè, ciao, ci vediamo all'aeroporto di Los Santos. Ti sto dietro. A posto, ciao. Sono al SUV, ciao. Oh, ho chiuso la finestra, per quello non sentite più, mamma mia, che è insopportabile. Check. Ma chi è il guidatore del bus? Io. Smith? Sei in contromano? No, ora no, sono in contromano. No. Voi ci avete messo la strada? In due corsie la strada. Dai, lo sbarra. Ma questo mi sa che la devi tirare giù. Non vuole poi tirarla giù. QP Andre, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Andiamo. Prego, signori, scendete. Scusi. Sono una band?
Mi scusi, avevo visto. Vabbè, se il bozzo li compra, no. Le do i soldi. Tutti in fila per bene, tutti in fila per bene, tutti in fila. Allora, tu se non ti svegli, sei fuori dall'accademia, ti avvisa? Svegliati. E sta dormendo, dimmi tu se è normale. Ma quello è venuto con la macchina sua. Ti svegli? Questo sta dormendo già, Smith, eh? Perfetto, ora faremo un appello. L'appello. Per vedere chi manca. Ma chi è quella là dietro? Chi può essere? Te? Abbu. Perfetto. Ah, modo la... Non l'ho visto, spi. Ah, no, ok. Ah. Va bene, signori, allora. Chi vuole fare l'appello? Vuole farlo lei, sergente Banner, che è lei la lista? Va bene. Prego. Alzate le mani, dite presente quando vi chiamano. Allora. Igor Grom? C'è Igor Grom? Alza la voce, Banner. Sto gridando. Igor Grom? Non c'è, allora. Perfetto. Jack Pitt, presente? Presente. Perfetto, Leon Payne? Presente. Davide Lewis? Sì, ma siamo presente. Troppi, siamo quasi Smith. Deacon Longo? Deacon Longo? Presente. Aspetta un attimo, chi è che era presente finora? Due. Pitt e Payne? Pitt, Payne e Lewis. Ok, sono tre, quindi. Deacon Longo quindi assente? Assente. E dopo di sì. Manuel Rocca? Presente. Perfetto. James Brown? Presente. Nicolain Salieri? Salieri, 1, 2, 3. Niente Salieri. E Marco Mattei? Presente. Antonio Rago? Presente. Giuseppe Silva? Presente. Flavio Pampo? Stai segnando chi è presente e assente, vero? Mm-hmm. Okay. Flavio Pampo? Non c'è. Flavio Pampo assente. Alberto Esposito? Presente. Nathan Wong? Non ci consuma la benzina dentro al furgone. Megan Beneventi? Presente. Sashimi Chong? Presente. Matteo Colombo assente. Nicolas Tergutus, mi sentite? Sì. Ok, sì. Nicolas Tergutus, niente? Dimmi amore. Dimmi Ray. Allora. Ora nulla. Mi hai chiamato? No. Sondaggiolo. Simone Salvadori? Presente. Ho capito che sono bello come Nigel, però... Daniel sempre... Esposito? Gli altri sono a tua sinistra, non sono a tua destra. Ma che vuoi? Daniel Esposito, 1, 2. Ray, se mandare il link dell'applicativo di colloqui a quelli che non riesco più io. Da Megan Beneventi in giù, nella sezione bandi, guarda. Pace. E manda il link da Megan Beneventi di mandare e agli altri, finché riesci. Tyler White? Presente. Perché non riesco Tony Garcia? Presente. Jimmy Johnson. No, da Megan, giusto? Megan Steven compresa, Smith. Sì, in giù, scendi, manderà a tutti finché te lo fa fare. Roberto Camatta. Presente. Jordan Filato. Presente. Antonio Pampo. Anzi, facciamo una cosa, ragazzi. Mi sentite? Vi sta qua, giusto? Sì. Allora, mandatemi tutti quanti un messaggio a me in privato. No, ma fai in ordine di banda. No, meglio così, così a me non si blocca. Allora, la mail è ontv@rp.it. Mandate tutti quanti un puntino per piacere che vi mandano in video. Sì. Facevi prima fare l'invito limitato, gli davi il codice, facevi prima. Zitto. Vabbè. Antonio Pampo non c'è? No, è stato cacciato. È stato espulso. Perfetto. Kerat Pallino? Presente, Pallino, io. Così lo mandavi anche a quelli non presenti, sai il link? Lei, scusate, ma la med dovevo mandarla, che sono già, che uno capisce a chi l'hai mandato, a chi no, capisci? Poi per quelli che non devi mandarlo a tutti, a quelli non, anche sì, sì,
ragazzi, torno adesso alla live. Allora, ecco qua. Comunque, grazie per il follow a tutti quelli che l'hanno messo, quindi... La mail mi dice che l'invito non è valido. Chi l'ha messo, scusate, allora... Ma come ne vale? Allora sono rotto, ti inviti me... Iniziamo a vedere, grazie per il follow ad Alex Moore. Hai capito, Smith? L'ho rotto, gli inviti. Beh, in che senso sono rotti? Devo vedere l'applicativo di colloqui, devo mandare, eh? Eh sì. Ma qualcuno va, qualcuno no. Bisogna che è un limite, diciamo. Non è che è al limite, in pratica se ne mandi troppi, ok? Se ne mandi troppi ti blocca, sembra che sei un bot. Quindi no, 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 permanentemente. Comunque l'acqua. Vabbè, dimmi fino a dove sei arrivato. Grazie, no, problema un'altra cosa, anche se evita ci per sono tutti, di nuovo, ragazzi. Scusate che non ho abbonati, problemi con questo, ma non problema di che di... Comunque posso dire visita adesso, porto morale, no, siamo troppi. Reclute, siete pronte? Sono cadetti, non reclute, coca. Ma cazzo vuol dire? Sì, signore. Sì, signore. Non sento bene. Sì, signore. Che, comunque non tutti quanti gradi, manca solo un agente esperto qua adesso. Smith, vieni un attimo. Manca la recluta, però. Siamo tutti quanti gradi, manca... No, le reclute... Dimmi? Sono troppi. Decidi chi vuoi lasciare, sono troppi qua. Perché? Non possono essere nuovi agenti qua. Ah, beh, certo, certo, no, questo qui certo. Dai, decidi tu. Però il link gliel'hai mandato a tutti? Chi me l'ha mandato a te, punto, ho mandato a tutti quanti. Ok. Sono 10, sono. Va bene, però di controllare se tra la sezione bandi a chi l'hai mandato a chi no. E mo sono cazzi tuoi. Ah, a chi lo vuole? L'invito è qui. No, è di mandarlo anche gli assenti. Di mandarlo. Vabbè, se no lo mando io, intanto vuoi fare. Non fammi vedere io. Va bene, allora. Vedi un attimo, mi ricominciamo. Fino a Megan, comunque, da Megan in giù non l'ho mandato a nessuno. Quindi vabbè, sono passato da parte. Dai. Signori. No, no, le mandate allora. Tutti comunque. Lei. Ah, ok. Prego, allora. E lei agente che allora signori oggi io prenderò il senso. Posto del okay, capitano Morolla di solito ho sempre fatto lui la parlata iniziale. Smith la prendo io, tu cazzo andare a ragazzi siamo troppi qua vabbè, visto che Smith oggi non ha voglia di parlare prendo no, io no no eccomi qua parola. Signori eccomi. Ah, allora ci sei e parla allora, allora signori mi do ufficialmente il benvenuto all'interno dell'accademia dell'LSPD. Oggi faremo un corso teorico che oltre al pratico, oltre alle cose pratiche, quindi fermi stradali e tutto, non c'è solo sparatorie, inseguimenti, fermi stradali, arresti e quant'altro. Ci stanno anche parti teoriche, così come si vuole chiamarle, da imparare, ovvero protocolli, regole da seguire per l'arresto corretto, procedure corrette, poi... tante altre funzioni all'interno della polizia che ci stanno, tipo come funziona il nostro database, come funziona il nostro applicativo Discord, che sono abbastanza incasinati per chi è nuovo. Quindi, signori, seguirete questi corsi, che sarà prima il teorico oggi e poi il pratico, vedremo se riuscire a fissarlo, riuscirlo a fissare domani allo stesso solito orario o alla sera. Vedremo un po' la nostra disponibilità, quale sarà domani, ecco, insomma. Okay. Signori, io ripeto una cosa, adesso lo dico sempre. All'interno del Dipartimento di Polizia ci vedono di persone che si impegnano, che abbiano voglia di portare avanti il loro ruolo da poliziotto e che abbiano voglia di prestare servizio ai cittadini, per i cittadini e sempre e comunque per tutti. Esatto, non abbiamo bisogno di persone che sono in ferie per una settimana, esatto. Due settimane. Non quindi vi avverto più. Subito che se voi entrate oggi, ok? E nei prossimi giorni, prima di entrare a gente, andrete in ferie, perché è agosto, è normale che andate in ferie, a sto punto non ci provate neanche ad entrare nella polizia e provateci direttamente quando tornerete dalle ferie. Ci segniamo il vostro nome, se vediamo chi siete, vi faremo fare di nuovo l'accademia al prossimo turno. Quindi se qualcuno di voi prevede, sa già che dovrà andare in ferie nell'arco della prossima settimana barra 2, alzi la mano e segniamo i nomi. Io. La mano così. Alza la mano e verrà battuta, vai. Perfetto, uno. Una col genere. Perfetto. Ok, segnatevi i nomi di sta gente, per favore, che deve recuperare l'accademia dopo quando tornerà dalle ferie. Smith, sta arrivando un altro candidato. Perfetto, l'hai fatto cambiare? No, lo sa fare domani. Vabbè, lo farà domani. Mi hai cacciato, volevo guardare. Te bestie. Bene, signori. Allora, no, non mi senti il panel. Comunque, adesso grazie per il follow. E bene, signori. Quindi, io vi informo che nel dipartimento vogliamo gente seria che porti rispetto per l'uno e per l'altro e per i superiori. Quindi, signori, qualsiasi comportamento che sia di
mancanza di rispetto o insubordinazione verso i superiori sarà gravemente punito. Non tolleriamo persone che dicano no agli ufficiali o che si oppongano alle decisioni di sottufficiali e ufficiali. Troll, atteggiamenti di prese per il culo o altro, come si possono chiamare in parole diciamo semplici, non verranno tollerate. Troll. Coca, sei il primo. Comportamenti, si dice comportamenti. Diga. Non consoli, sei il primo tu, dice. Troll qua. Vabbè, ah, signori. No, chi c'è, gnocchi rossi? Signori, il vice capitano a mezzogiorno poi non tollera persone con capelli di un colore sgargiante, capelli lunghi e persone che abbiano una congiuntivite devono andarsi a curare. Giovanotto, sta congiuntivite non va bene. Lo so, è andato. Ok, perfetto, andrà a sistemare la congiuntivite. Se vuoi andare in polizia ti vengono a aggiustare la congiuntivite. Poi dico io, no, mangia un po' di più, che resta? È il fratello di Price. È il fratello di Price, è uguale. Guarda là, va. Ma la signorina così faccio. No, devi un po' mangiare. La signorina i capelli. Sono a dieta, so. Ok, la signorina i capelli, dopo tu le andrai a cambiare. Dovrai legarteli magari. Come la collega c'ha anche tu, però c'è un po' sul limite. Però o le trecce o più legati. Ma penso comunque forse vadano anche bene così come ce li ha lei. Sì, ma va bene. La coda. Sì, sì, la coda va bene. Basta che non siano sciolti e lunghissimi. Coda o trecce vanno bene. Per i maschi nessun colore sgargiante, quindi nessun capello blu, rosso, viola, rosa, sì, arancione, sì, verde, giallo, fosforescente. Pure devi dare le truppe, capito? Va bene. Tu togli gli occhiali, diamo. Poi noto qua in questo signore qui con la cresta che c'ha un tatuaggio sulla testa, sopra l'orecchio. Okay. Deve farsi crescere i capelli e coprirlo. Non tolleriamo tatuaggi in mostra sulla testa. Ecco. Puoi far crescere, ma quando mai? Facciamo un po' di laser. Facciamo faccio crescere i capelli o faremo un po' di laser per rimuovere il tatuaggio? Ci sarà un modo per rimuovere un tatuaggio. No, non mi tocca te lo metto. Lei con questo tatuaggio sul collo è al limite, l'avverto. Okay. Anche lei, certo. Questi cocchi qui li devono sistemare. Un po' si prenda qualche collirio o qualcosa. Mm-hmm. E voi altri siete tutti a posto, perfetto. Nessuno ha tatuaggi troppo in vista. Vabbè, signori, adesso lascio la parola a Sergente Ray, se ha qualcosa da dire, altrimenti iniziamo col corso teorico. Bene, signori, visto come stava dicendo Smith, però Smith è un po' buonista, Smith, diciamo. Se non stavi guardando... Signori, se non siete adatti, vedete che c'è da calci in culo direttamente. No. Diretti proprio, non venite nemmeno avvisati. Mm. Okay. Perché è inutile avvisare una persona che già guardavi tutti negli occhi. Sì, per vedere bene. Se aveva la cosa. Avete capito tutti quanti? Mm-hmm. Sì. 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 Signor. Ma adesso te lo faccio volare giù dal mare. Bene. Oh. Se mi permetti, Reyes, una parola. Segnati il nome di quella persona. Per fare carriera nell'Accademia di Polizia d'Angelo, per cortesia. Fai serio. Se volete fare carriera nell'Accademia di Polizia, dovete avere innanzitutto i corsi pratici e i corsi teorici. Quindi, come ha detto prima, veramente per chi non ha tempo e anche a determinati orari, si faccia indietro, perché tolleriamo persone presenti qua, dal momento che scorsa volta si sono fatte persone davanti e poi non sono più venute. Controlliamo ogni 3 giorni la presenza delle persone. Detto ciò, auguri. Dite che da reclute quando allora signori, cominciamo un po' con la base della polizia, va bene? Qualcuno deve dire qualcos'altro? No, te l'ho segnato tutto. Qualcuno Reyes, ma non li facciamo venire in addestramento? No, quello è applicativo nostro. Ma quello poi sarà il teorico a parte. Allora, signori, io voglio cominciare con il concerto. Mio figlio adesso ha detto nessuno, qualcuno deve dire qualcosa. No, lo volevo dire, stavi parlando. Parla, vai. Vi consiglio di farvi una bodycam con la vostra bodycam, quello che dirà il sergente, che sennò finite come a me che vi prendete richiami perché non fate le fedine, quindi mi raccomando. Ok. Fatevi tutti la bodycam e salvatevi tutto. Esatto. Sergente, bene. Lei vuole cosa vuole spiegare esattamente? Cosa teorica, iniziamo con la base della polizia perché qualcuno ha fatto qualche pecca. Ok, perfetto. Vuoi proiettare qualcosa? Grazie. Perché in caso se vuoi proiettare qualcosa, poi ti fai venire l'applicativo con No, non c'è bisogno di proiettare, poi facciamo il corso teorico per proiettare. Comunque, sì. Vabbè, quello lo faranno poi in nuota entrati. Esatto. Come detto prima, ok, però in teoria quindi spiegagli a voce, allora, perfetto. L'Accademia conta fuori, devono farne un altro. Ho sentito solo una di Perfetto, prego, sergente. No, dovranno fare l'altro.
Bene, allora signori, cominciamo un po' con... Non urlate. Allora, signor, si mette in fila pure lei, che era un po' in ritardo. Bene. Allora, signori, cominciamo dalla base proprio del concetto essere poliziotti. Essere poliziotti non vuol dire abusare del proprio potere per, diciamo, incombere su qualcun altro, ma vuol dire far rispettare la legge a qualsiasi tipo di cittadino. Ok? Ok. Qualcuno nel colloquio ha detto che l'arma più forte della polizia è la carabina. Certo, a livello, stiamo parlando a livello di arma di fuoco, sì. Ma visto che il concetto non era quello, appunto è la legge. Noi abbiamo, diciamo, dalla parte della legge abbiamo ordini legittimi e ordini illegittimi. Ok? Chissà cos'è un ordine illegittimo. Grazie per il follow, Gabriele Girotto. È l'ordine che dice la legge. Alzate le mani, bene. Okay, vai, lei con la congenduita. Grazie per il raid, Drake. Che vuoi, illegittimo è un ordine che dice la legge. Benvenuto. Buon pomeriggio, buonasera. Un ordine illegittimo è un ordine che va contro la legge e quindi non deve essere eseguito. Se voi non eseguite quest'ordine, non avete conseguenze. Del tipo, Smith qua dà un ordine a Coca e gli dice: spara a questo oggetto che ha manettato. In quel momento, se appunto Coca lo fa, a parte che fa un omicidio, un tentato omicidio, ma Smith gli fa eseguire un ordine illegittimo, mentre invece un ordine illegittimo è quello. Io sto puntando Smith e Smith dice a Coca: Coca, abbatti Reyes. Ma tutti chi? In quel momento è un ordine illegittimo, perché appunto uno non va contro la legge, due serve preservare la vita di una persona. Ok? In pratica, l'applicativo di colloquio stai mandando. Io pensavo quello. Nel momento in cui mettiamo in stato d'arresto una persona, appunto, quando mi ricordo che c'è una infatti, io da esso sia Francesca mascherato la o abbia un'arma in quelli modo illegale, quelli sotto so che ce l'ha o chi non ce l'ha. In caso le volessimo andare tutti i diritti là, in privato, i diritti sono fondamentali. Non so, se una sotto Francesca ci sono degli assenti, deve essere cacciato fuori dalla cella oppure chiamare un avvocato per farsi liberare, appunto, perché i diritti non sono stati letti. Chi conosce cos'è Miranda Warning? Allora, bene, lei con la cresta. Dica, cos'era Milano? Ecco, da Megan Beneventi, ecco, sotto di lei, quindi da Shijami Chong. Cosa cita? Anzi, da Washington. Cioè, da Chong. Da Chong. Giù, vuoi sapere se c'è qualcuno... È assente, che non certo, c'è più. Certo, mi deve proprio enunciare okay. Milano. Ok, allora... Allora, il Miranda Warning è... lei ha il diritto di rimanere in silenzio, qualunque cosa dirà Miranda sarà... Warning. Sarà usata contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio. Se non ma perché mandate in cosa di quello? No. Perché li facciamo venire lì? Perché non vengono nel senso. Sotto Francesca hai detto. Sì, sotto lei, ma è cambiato. Vedi se c'è qualcuno che non è assente. Ti viene dato intercio alla giustizia. Assenti, vedi? Chi sono gli assenti? Esatto. Reyes ha chiesto chi cos'è. Non ti pare. No, vabbè, però ha detto pure di citarlo. Gli assenti chi sono? Gli unici assenti? Sì, ha detto sono i diritti. E poi ha assenti sono Luke, che sarebbe Michael Groom. Nicola Anzalieri, Flavio Pampa, Matteo Colombo, Nicola Sterbutus, viene caricato in macchina e viene portato alla centrale più vicina. Nicola Salieri? Viene Nicola fatta l'identificazione del soggetto. Dopodiché viene chiesto al signore se vuole un avvocato, visto che magari Pampa, ma non, la non, ufficiale. Non gli passa per la mente, gli viene richiesto una seconda volta. Matteo se Colombo, Nicola Sterbutus. Se tale cosa. Cazzo, va benito, sotto Beneventi, ci sono degli assenti. Procede, no, non ci sono degli assenti. Dopo la schedatura del soggetto. Colombo è sotto Beneventi. Il vostro tablet, ognuno all'interno sotto, del dipartimento sarà munito di un tablet. Francesca, nella lista dei bandi che hai scritto tu, nella lista dei bandi, ho detto. Sulla vostra sanza senza bandi, polizia. Sulla vostra sezione. Sotto Beneventi. E cosa farete? Ci sono delle persone che non sono presenti. No, non sono nella stanza benvenuta. No, 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 sotto la stanza Beneventi. Data la schedatura. Colombo non c'è. Mandate il link in privato. Reato commesso. A Colombo, vabbè, però deve entrare anche quindi, lui. Quindi, tentata rapina al 24/7. Okay. Tipo 7, civico 3/3/7/2/3. Dopodiché, tentato omicidio di pubblico ufficiale. Detenzione illegale, arma legale. A tutti quegli assenti sotto Beneventi che non sono presenti ora, ok? Nella stanza bandi, li mandi il link dell'applicativo del colloquio in privato, così devono entrare. Ha deciso tutti, di sparare. Possiamo parlare direttamente lì per fissare gli appuntamenti di recupero. Dopodiché, i mesi che vengono applicati al soggetto. È che tutti quelli accettati nella stanza bandi abbiano quindi, il link. Che so, a 10 mesi di carcere, se il soggetto si comporta bene, gli vengono dati pure 7, pure 5. Se invece il soggetto si comporta male dopo aver letto i diritti, perché anche perché voi dite. Tutto ciò che farà dopo aver letto mandati. I diritti sarà appunto amputabile a lui. Perfetto, a posto. Quindi che succederà? Voi potete aumentare fino a un massimo di 20 mesi.
e dopo verrà messa appunto la sanzione Smith, certo, che dovrà pagare per gli atti che ha fatto. Grazie per il follow, Boni S630, per sul canale. Perfetto, fino a qua ci siamo? Sì. Chiaro. Ricevuto. Dopodiché abbiamo la mansione anche di rilasciare i porti d'armi. Come funziona il porto d'armi? I signori verranno in centrale, ovviamente ti dovranno mostrare un documento di riconoscimento. Si farà appunto la ricerca sul database per vedere se il signore ha vecchi reati o gli è stato revocato già il porto d'armi. Una volta verificato ciò, il signore è tutto a posto ed è pulito a livello di fine penale, si vedrà se lui ha i certificati sia balistico che medico, ovviamente validi a livello di data, hanno una scadenza di 30 giorni, come il porto d'armi stesso. Per la prima volta vengono fatti $3,000 appunto di fattura, mentre invece per un rinnovo $1,500. Quando si arresta una persona, appunto già stiamo parlando del porto d'armi, c'è anche la revoca. Come funziona la revoca? Prima va strappato il foglio che hanno i signori appreso, diciamo, il cartellino, gli viene revocato. Dopodiché sul database online, visto che abbiamo la sezione online come abbiamo fatto il rinnovo, verrà messo al posto di rinnovo porto d'armi, verrà messo revoca porto d'armi. La data appunto che viene revocata, tipo oggi 12, e verrà messa il 12 sempre, pure sotto. Ok? Ricordate sempre, ragazzi, di togliere il cartellino, perché se non togliete il cartellino, voi la togliete online, va bene, per voi il signore non ha il porto d'armi, però lui può andare benissimo in armeria, mostrare il cartellino e prendere un'altra arma. Senza le problemi, reclute non sono abilitate a rilasciare il porto d'armi. Lo so, però devo dopodiché, insegnarle signori, in qualche quando modo. Quando è che noi possiamo perquisire una persona? Dobbiamo insegnarle. Una persona può essere... Coca, beh, bravo. Vabbè, una persona può essere perquisita solamente in flagranza di reato, ovvero quando ha fatto un atto illecito, una rapina e quindi già in stato d'arresto, oppure se il signore ha occultamento del viso, ovvero indossa una maschera, oppure ha una fondina in vista e si rifiuta di appunto far vedere il porto d'armi. Se la persona si rifiuta di far vedere il porto d'armi, in quel momento voi siete autorizzati ad arrestarlo per intraccio alla giustizia. Poi al di là se lui la fondina è finta e ha o meno un'arma, a voi poco importa, voi già l'avete arrestato per intraccio alla giustizia. Vedi, riga anche tu. Ok. Vieni di fianco a me. Ok. Facciamo i gelatai. Perfetto, signori. Allora, come tutti sappiamo, se invece la legge cosa? Non toccarmi il frettino, mi raccomando. Non cambia nulla, sempre porto l'armi che mi scusi, signore, una domanda, ma la rottura si può effettuare anche nel caso il soggetto ha una fedina sporca? Grazie per il no, negativo, un modo, solamente se viene colto in flagranza di reato, vedo che è stato d'arresto, dopo aver fatto un atto illecito, o è mascherato o ha una fondina. Va bene, solo in quei casi. Dopodiché passiamo, dopo un tot di reati, si deve andare a rispondere davanti appunto a un giudice. E per questo esistono i rinvii a processo, certo che noi dobbiamo compilare. Se una persona viene colta, no, per evasione fiscale o per almeno 5 reati di classe A, fate bravi, il signore deve essere inviato a processo. Ovviamente si contatterà il primo procuratore disponibile, se ci sono, per chiedere appunto una cauzione e come gestire al meglio la situazione. Ovviamente, ragazzi, se avete timore di fare un qualcosa, chiamate un agente esperto, oppure un sergente, basta che non sbagliate, perché appunto sono atti legali che poi possono prendere ripercussioni su di voi, se sbagliate. Mettiamo conto, se uno di 5 reati di classe A viene sbagliato qualcosa, gli viene annullato il processo e lui è libero. Una volta che il procuratore vi darà le linee guida, vi darà che deve avere $50,000 di cauzione. Se il signore non paga $50,000 di cauzione, lui non può uscire dalla cella. Mentre invece se li paga può uscire, ma gli verrà applicata una cavigliera, appunto, che lo può sempre intercettare. Ok? Mi scusi, una domanda. Dica. Ma per quanto riguarda la perquisizione dei veicoli invece? La perquisizione dei veicoli può essere fatta solamente se il soggetto viene preso in flagranza di reato. Sergente, mi permette una cosa, signori? Chiedete, perfetto, fate domande, mi raccomando, fate domande, esatto. Se avete una domanda da fare, sì, perché sì, poi una volta che entrate nel dipartimento, le domande se le fate, fate la figuraccia, capito? Una cosa che ci tengo a precisare è che i porti d'armi non siete abilitati a farli se non dal grado vabbè, di agente. Da agente. Certo, vabbè, ovviamente gli viene spiegato come viene fatto. Sì. Bene, signori, come stavamo dicendo, quindi come verrà la compilazione del modulo? Verrà fatto prima un modulo a livello applicativo. Con quattro piccole follow, indicazioni, nome e cognome del soggetto, benvenuto sul canale. Nome e cognome del soggetto, i reati che ha fatto il soggetto, chi vi ha autorizzato appunto a rimandarlo a processo, se risponderà un procuratore, mettete il nome del procuratore,
mentre invece benissimamente lo può fare un sottufficiale o un ufficiale a dare la cauzione. Quindi in quel momento metterete il nome di chi vi dà la cauzione e la somma, e tra parentesi, ha pagato o meno e se avete applicato la cavigliera o meno. Dopodiché verrà fatto un modulo online dove verrà fatta la foto del soggetto insieme alla foto dei reati che ha, quindi fate una foto del, diciamo, del database online e la foto delle multe non pagate. Poi ovviamente se avete fatto un'operazione mettete la descrizione, siamo recati, che ne so, a Caio Perico, abbiamo arrestato questi 5 soggetti che trasportavano droga. Poi questa è la vostra descrizione, quanto volete scrivere o meno. Bene, chi è che mi doveva parlare? Dica. Questa è la domanda, buona. Ah, alzi la voce. A lei. Posso chiedere anche io qualcosa da mangiare e da bere? Ragazzi, non siamo al bar. Lo so, chiedo scusa, ma non ci ho potuto di passare. 10-11, grazie. È come quando la professoressa interroga e tu alzi la mano, posso andare in bagno? Lo so, immagino. E poi che dice la professoressa? No, non ci puoi andare, vieni interrogato. Esatto, quindi interrogalo per favore, vai. Fai una domanda, fai una domanda, vai. Can I go to the toilet, please? Ah, vabbè, mi ricordo quando diceva la devi dire in inglese. tu diceva la devi dire in inglese. A fissi sordo, mi sto pisciando. Quindi dicevo di alzare la mano per andare in bagno e però fare bene, le... ragazzi, andiamo un attimo avanti. Dopodiché, nel momento in cui mettiamo una persona in stato davanti, da uno vestito da cadetto, una volta fatta la compilazione appunto della fedina penale online, ve l'ha fatta la compilazione della fedina penale dell'applicativo. Quindi si mettono le manette ai signori, gli vengono letti in Miranda Warning, gli vengono prese tutte le armi e oggetti che possano aiutare la fuga o facilitare la fuga del soggetto. E gli viene fatta una foto alle tasche, appunto con gli oggetti. Dopodiché gli vengono rimossi. Quando si va a fare la compilazione dell'applicativo, foto del soggetto, foto delle tasche, nome e cognome del soggetto, reato che ha fatto, sanzione e mesi di carcere. Okay, no. Se ha dei complici, ha mettete tutto. Anche i complici. Ok? Ragazzi, ok? Ok. Bene, primo che sbaglia la fedina. Ci tengo a precisare che il database è libero per tutti, potete guardare qualsiasi stanza a vostra disposizione, potete guardare come compilano gli altri e fare la stessa cosa. Una domanda, ma la perquisizione va fatta sul luogo oppure quando si portano in centrale d'oggetti? Sempre sul posto, se per caso sei impossibilitato perché c'è un 10-10 sperator in quel momento, state arrestando dei soggetti, li state mettendo in macchina e non potete, avete tempo fino all'arrivo della centrale. Esatto. Anche perché poi quando dobbiamo fare la foto dell'inventario? No, allora, voi prima fate la foto, poi togliete le cose. Ah, ok. Perfetto. Ma questa non è una si è lamentato e dice allora, parlare in questo modo durante una scena RP, no? E questo mi fa, posso fare la foto all'inventario? Due criminali, siete in due. Loro hanno entrambi i grimaldelli, si liberano e ti puntano l'arma. Veramente. Se trovo una perquisizione, non sai se ha un grimaldo. Che ti aspetti? Quindi è una domanda un po' ciao, Andrea Polis. Grazie per il follow, Savin Sniper, sul suo canale. Puoi mettere a abusare, Sasa. No. Smith, va bene così per oggi. Va bene così per oggi? Va bene così per oggi, reclute. Cadetti, cosa avete imparato? Ok, perfetto. Lei con i capelli rossi. Facciamo qualche domanda adesso. Come? Coordinatori, agenti, fate qualche domanda. Cosa manca? Allora, una volta arrivati alla centrale di polizia, che vi verrà dato il badge per... Non verrà dato oggi, No? No, c'è ancora il pratico domani da far vedere. Non si preoccupi. Dica. Okay. E niente, vabbè, ma le armi le prendono, no? No, oggi, niente. Mi arresti, signori, le persone normali. Ma Smith, ma perché non possono... Cioè, perché non fate tutto in un giorno? Perché è scomodo farlo in un giorno. Come e poi devono aspettare, Non ho le manette. Ah, devi farli soffrire. Esatto. Ti piace far soffrire i piedi? Devono fare le prove pratiche. No, devono assolutamente aspettare. Pazienza. Devono soffrire, punto. Ecco, dici tu. Comunque, dov'è sergente Reyes? Dica. Laggiù. Signori, manca qualcosa secondo voi? Agenti? Clarissa? No. Price? No, per me è a posto. Perfetto, fate qualche domanda ai cadetti, agenti. Fate qualche domanda, vedete come rispondono, se rispondono giusti. Dimmi.
Buongiorno. No, ma adesso gli chiedo, leggimi dritti. Signorina, no, facciamo sin avanti. Ecco, ti prego. Venga qui, ma la smetti di importunarlo. Venga qui, venga qui. Allora, adesso le do delle manette, Mamma mia. Allora, signorina, mi arresti. Scappi finché hai diritti. Scappi finché hai tempo. Vada, signorina, vada. Signorina, è una prova, Poi voglio arrestare Banner. Muscolo F9. Mi arresti. Bene. Ah, vabbè, parlo della regola, fermo. Zitto, stai zitto, stai zitto. E sei scemo, madonna. Signorina, i diritti. Urli cortesemente. Per dichiarare l'arresto, qualunque cosa dirà. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualunque cosa farò, dirà sarà stata contro di lei in tribunale. Ha diritto di un avvocato, se non potrà mettersi nulla del suo consegnato uno d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? No. Dimmi. Mi sono arrivati due rapporti da una persona che è... Vabbè, dai, stai zitto, spera di me. Che sono con gli occhi, Non so, sono arrivata. No, mi è arrivata una 0328, ok? Che è una persona che dovrebbe essere reintegrata. Però nel foglietto, ok, risulta che è stata licenziata. No, lei che non sa. Lasciami un controllino al volo. Scrivi in privato. E poi guarderò quando voglia. Scrivi in privato e poi guarderò. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualunque cosa dirà o farà sarà stata contro di lei in tribunale. Se non può permettersi un avvocato, gli sarà dato uno d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Quasi, Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualunque cosa dirà o farà sarà stata contro di lei in tribunale. Se non può permettersi un avvocato, le sarà consegnato in ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Date. Un attimino. Dopo tre volte. Leo Sur Zero, grazie per il follow sul suo canale. Guarda quando faceva i belli. Vado. Però segnalo che c'è un errore, signori, in questo caretto della la signorina, come si chiama? Allora, signorina, in questo momento le ricordo che questo codetto stronzo, cosetto qua, l'ha chiamata sbirra di merda. Però, in questo che caso, c'è? Sa che cosa può applicare? Qua, che cosa va applicato? C'è le teste, madonna mia. Che c'è? Sono 20.000 persone. Quindi, Smith, è vero che tu e Banner stanno insieme? O sì, stiamo insieme. Qualcosa? Ah, hai visto Banner? Solo lui lo sa. Banner non lo sa questa cosa. Ma anche lei lo sa. Ma perché tu c'hai sempre la scritta che ti sta sopra? Ma io vedo che c'è una valletta polissima. Allora, sta scritto tipo qualcosa: Vom, Fluer, Gain, Main. Oh, ma ti faccio la scritta. Vabbè, ragazzi, io sto facendo le teste. Comunque, ha diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa dirà o farà sarà stato contro di lei in tribunale. Ha diritto di un avvocato, qualora non si possa mettere uno, deve essere assegnato in ufficio. Compresi i suoi diritti, sì o no? Assolutamente no. È la terza volta. Allora, secondo me è Smith, ma domani c'è il pratico. Ma sto facendo il test di quello che hai detto, che cretino. Dell'arresto domani si fa il test. No, ma dai, ne sarà un coglione. Se... Comunque hai preso Reyes, non un cretino. Sì, non sono abituato a farla veloce, non più mai. La regga, un altro, lei con i capelli biondi, lei, venga qui. Sì. Venga qui, lei. Venga, passa avanti. Arresti sto qua con i capelli rossi. Non ho le manette. Arresti sto qua con i capelli rossi. Ehi. 1348. Fatti arrestare. Dove? Da lui, da lui. Vieni qua, ti do le manette. Aspetto D, ok. 1-0-8-8. Lo arresti. Tieni, arrestami. Ne ha diritto di rimanere in silenzio. Questa cosa dirà, sarà usata e... vabbè. Ma io non lo so. Guarda. Sì. Allora. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà rimarrà... Allora. Qualsiasi cosa dirà potrà essere stata usata come silenzio. Agenti, silenzio! Silenzio! Madonna. Non si può fare neanche una cosa senza fare casino qua, eh? Prossima volta non li faccio venire. E sarà usata contro i lenti pulare. Urlate che non si sente. Ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio. Se non se ne può permettersene uno, gliene sarà assegnato uno di ufficio. È sbagliato. Ma come sono i diritti? È sbagliato. Lo rilegga. Okay, parli sottovoce, gentilmente, che lo sentire. No, devono sentire tutti, devono sentire. Ma il problema è che se ne fa uno alla volta di testa, non è che se ne fanno due alla volta. Cioè, non so perché ve ne state facendo per i cazzi vostri voi. Ha chiesto lei? Pure io. Vai. Comincio? Ok. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere e sarà usata contro il lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato. Se non ne potrà permettersene uno, gliene sarà assegnato uno d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti?
Sono migliorati, sì, no? Migliorato, però manca ancora qualcosa, signori. Vado al posto. Il sarò. Devo allenarmi perché... Vado al posto, vado al posto. Smanetti, vado al posto. Smanetti, mi dia le manette. Vabbè, te lo Vabbè. Smanetti, mi dia le sue manette. Prossimo è... Lei con la congiuntivite, facciamo un passo avanti. Calla. Arresti la collega. Ma come? Servono le manette. Un attimo. Vabbè, tenga la sua manetta, tenga le sue manette, resti la collega capelli neri qua, che ha capelli neri. Eh sì, se non mi smanetti. Oh, ci vada piano con la signorina, diritti. Che è mia. Cioè. Ma come? No, la dichiaro in arresto. Poi elenco i reati, lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa mi sente usata contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato, non può silenzio. Mettersi in uno. No, sarà non urlate! Non preso i suoi diritti. No. Signora, la dichiaro in arresto e rilenco i reati. Le torsoni, lei ha il diritto grazie di per il follow, benvenuto qualunque cosa di essere usato contro lei in tribunale. Perfetto. Ha diritto a un avvocato, se non può permettersi uno gli sarà dato uno d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Forse. Perfetto. No, li ha Nori, compresi, sì, grazie no? Per il follow, sì, benvenuto sul canale. No, no. Pronto Emanuela? Sicuro? Sì, stasera la pizza, no. Allora, doppio formaggio. Li ha compresi. Con salamino, va bene? Sì, lo so, ma quando fanno i reati, di reati che ha commesso. Ora l'ho detto perché non pizzeria? Magari la pizzeria? La pizzeria, pizzeria da Emanuela. Da Emanuela? Ah, okay. Perfetto. Ok, ok, va bene. Grazie per il follow, Inferno. No, perché la conosce? Sì. La conosci? Sì. Prossimo che proverà è lei con gli occhiali qua, così scuri. Venga, venga. Venga, gli devo dare le manette. Arrivo. Mi dia la manetta, 1138. Pezzetta Emanuela Belli. Sono sparito. Esatto, l'ha usata. Prego lei, venga, venga. Quando chiudi, collega, qualcuno si vuole far restare? Problemi di città. Prossimo che tira un pugno, se ne va via. Che significa? Prego. Ah. Nessuno al momento. Sì. Puoi dare per un attimo con lei, può venire un attimo. Dica, perfetto, meno di buttare. Io avrei una domanda. Mi dica. Alla giovanotto, dai, proceda. Una domanda. Arresti Trent Smith. Ten code, dove lo Smith. Io comincio a cambiare gli occhi. Deve andare via lei. Angelo, non riesce a fare. No, devo... Perfetto, mi hanno ribottato, quindi mutiamo Xbox. Perfetto. Non lo so, per il mio uguale, signori. Ti ho dato molto privato, perfetto, ok. Va bene. Mi arresti. Che significa di cambi solo gli occhi. Sì, che posso. Ah, uscite di servizio. Bravo. Qualcuno non si potrà permettere di essere uno, segnato uno d'ufficio. Ha ben compreso. Che significa 1055? Ripeto. E che significa? Signorina, lei ha il diritto di mettere in silenzio tutto ciò che dirà farà. Sarò stato contro il tribunale, ha detto un avvocato. Sì. Qualora non si dà, qualora non si potrà permettere di essere uno, no, no, bravo. Artic, ciao, mi servirebbe 5 H. Ah, perché... poi mi metti qui, però... Ok. Ma non gridato. Non li ho compresi. Sì. Cosa? Di nuovo. Va bene. Per la terza volta, eh? Terza e ultima volta, signore. Ah, beh, minchia. Allora, lei ha diritto di mezzo. Grazie mille. Ciò che dire farà, sarà usato contro il tribunale, ha diritto a un avvocato. No! Se non permettersene uno, viene sarà assegnato uno. Ha ben compreso i diritti? No, non li ho compresi, mi ripeta di nuovo. Allora. Tenente, posso fare una domanda? Questa è l'ultima volta che gli ripeti. Li evitiamo. Due? No, le volete prese per altre dai, D'Angelo, cos'è? Bene, bene, bene. Però lei cosa... Ma quale dei due, mi scusi. Signori, allora, adesso, agenti, ordine, ordine, agenti, tutti dietro di me. Ok, torna tutti in riga, tornate. Reclute cadetto, prego, vada in riga. Va bene, così. Allora, agenti, ho trovato qualche domanda in giro, senza farli urlare tutti, mamma mia. Come erano, tutti preparati? Cosa? Come erano messi allora? Hai segnato bene il sergente? Ha segnato bene, ha segnato bene il... Detto prima... Non si sente qui, eh? Cioè, stavo sussurrando... Sì, stanno sussurrando loro. Aspetta, sono preparati. L'unica cosa che volevo spiegargli anche la professione pratica del 55 e del 80, ma domani la fanno domani quella. Per il resto, tutto spiegato. L'unica cosa che mi è stata detta è il... l'uso dell'arma letale e l'arma... Ah, sergente, ha dedicato l'uso dell'arma letale e non letale. Devo spiegare, ma spieghi questo, dai. Grazie. Una domanda. Un attimo. Ultimo argomento da spiegarvi e poi basta. Allora, signori, l'ultimo argomento è l'uso della forza letale e della forza non letale. Vi faccio un esempio. Ora prendiamo il tenente Smith. Il tenente Smith è un criminale.
No, no, via. No, hai un taser, vieni qua. Fai con coca, fai con coca. Vai, su. Vai, allora, vengo io. Qua è la nostra cavia da laboratorio. Larissa è appena scappata da un 1080. Fa un incidente contro il muro, si riprende, scende dall'auto e inizia a scappare per i vicoli. Ovviamente Clarissa è solamente mascherata, ma non è armata. Quindi noi che dovremmo fare, ragazzi? In questi casi cerchiamo appunto o la placchiamo, okay, vediamo in modo se da fermare appunto il pericolo, finiti, o la tesseriamo in casi più estremi, in caso magari sta cercando di un coltello o altro. Mentre bene, invece nel bene, momento in cui Clarissa scende dall'auto, so, si riprende dietro un muro, estrae l'arma e spara un colpo, in quel momento utilizzeremo la forza letale appunto per abbattere il soggetto, ovviamente mai ragazzi per uccidere, ma per cercare di abbattere il soggetto. Sette. Dopodiché gli verranno fatte le cure necessarie per poter andare avanti. Quindi la forza non letale viene usata qualora appunto il soggetto deve essere neutralizzato, perché magari è instabile mentalmente, oppure perché è un po' irascibile. Però funziona una volta sola. E quindi verrà fermato. No, funziona. E invece il soggetto è pericoloso. Ah, ok. Non lo so. Ogni due minuti e mezzo per i placcare. Invece il soggetto è pericoloso. È contato? Ho provato a per fuoco addosso alla polizia. Supposto che deve essere neutralizzato per abbatterlo. Ok? Bene, chi deve parlare? Perdonami, non era ciò che volevo fare. La prossima accademia, il prossimo corso quando sarò. Smith, domani? Domani sera da quello che... Ok, domani sera. A posto, signori, l'accademia è terminata qui, prendiamo gli autobus, torniamo alla centrale 143 e per oggi siete congedati. Sull'applicativo che abbiamo aperto in privato potete fare qualsiasi domanda, potete vedere tutte le cose che gli appuntamenti prossimi. Domani ci sarà il secondo appuntamento dell'accademia, signori. Quindi preparate l'applicativo. O sale sul mio autobus e me la fa qua. Cosa non posso? Okay. Tenente, una cosa sola, Artica, se, per il scusi culo. Se gliela dico qui così. Salga, se ne prende domanda, un attimo. Sette. A me non va. Non va. Sai che c'è sotto qua? Ogni volta non prendo sotto l'altro. Non mi va. Daniel, posso, tenente? Ciao. Prego, faccia. Dicevo, domani sera purtroppo alle 22 sicuramente non ci sarò in quanto fuori città ho i turni di notte in fabbrica, quindi vabbè, vedremo domani, lo saprà sull'applicativo, in caso saranno comunque i corsi di recupero. Ah, ok, perfetto. E l'altra domanda gliela posso fare? Prego. Ma il ten code dove lo possiamo trovare? Perché visto che io so anche quelle di altre città, ma alcune cose sono diverse. E vi verrà spiegato poi comunque meglio, ma poi comunque quando rientrerete vi verrà fornito un file nuovo dove imparare tutto. Ah, ok. Ma in questo file ci saranno anche le radio. Sarà... Cosa significano le radio? Il ten code è quello 10.0, no, 10.10. Sì, ok. Nella belli non torna per un bel periodo, per un lungo periodo. Mi dissocio da quello ora... che sto vedendo avanti. Ora Daniele Smith. Elisa Smith, Daniele Smith che è il fratello di Elisa Smith in realtà, NRP. Check, signori, ci siete? Sì. Affermativa. Parlava in radio. Sì, ci siamo. Parlava in radio. Ok, torniamo alla 143 e lasciamo di dare recute. E la radio qual è? No, nessuna radio. 5. Cioè. Torniamo alla 143 e rilasciamo lì i cadetti. Capi, 10.4. No, nessuna Manuela nessuna Manuela Belli. Daniel. Spostati ragazze. Ciao bello. Andate pure. Ciao belli. Ciao raga. Qua?
Perfetto, signori, arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Ma posso c'è un camerino? Sì, sì, sì. Cambiatevi, mi raccomando. Sì, sì. Oh, signori, io stacco, ci vediamo stasera. Ciao, Smith. Oh. Ciao. Ciao. A stasera. Buona giornata. Madonna. Luca? Sì? Luca? Dimmi. Domani alle 22, no? Domani ci sta il funerale di Daytona e poi dopo il funerale di Daytona facciamo... A che ora ci abbiamo? Dalle 22. Dalle 22 ci abbiamo? 22, 22, 30 finché finisce. Ok ragazzi, allora domani sabato, facciamo dopo domani. Dopo domani, quindi sabato sera? È troppo, ma capito che 23, se finiamo alle 23 è troppo tardi. Cioè chi deve andare? Sabato sera però non so se c'è gente, sono tutti fuori la sera, sai? O vogliamo fare alle 18 domani? O anche domani alle 18 e al massimo poi ricominciamo. Esatto, e poi li assumiamo. Domani alle 18 in casa, poi chi c'è che deve fare. Così li assumiamo subito domani già. Esatto, e poi domani sera già ce l'abbiamo. Esatto. Ah, a proposito, ecco che devo fare, devo scrivere un po' di righe per te. No? A posto, esatto, io vado. Ciao. Ma boh, ragazzi, io vi saluto. Vi ringrazio tanto per essere stati con me. Vi ricordo di lasciare il follow se ancora non l'avete fatto. Di fare punto esclamativo comandi per vedere tutti i comandi, punto esclamativo YT per iscrivervi sul canale YouTube e punto esclamativo Discord per seguire il canale Discord. Artic, sono tenente, vedi i gradi sul colletto. Grazie per il follow, il rinoceronte. Quindi vi ringrazio tanto per essere con me, vi saluto, è tutto, vi ringrazio ancora tanto e ci vediamo alla prossima live, ragazzi. Ci vediamo alla prossima live, vi lascio da Ginko ormai, tanto vi lascio sempre da Ginko, quindi vi lascio da Ginko che facendo live sempre della Polizia d'Impero e tutto. Scala video sono, allora c'ho 1500 TI, GabriX005, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Scala video c'ho 1500 TI. Comunque ragazzi, vi ringrazio tanto per tutto e ci vediamo. Ciao! Madonna, quello sempre.